Una sola squadra a punteggio pieno dopo tre giornate nel girone D di terza categoria, quello della delegazione di Catanzaro, il Tiriolo, che raggiunge la sua terza vittoria consecutiva, vince 4-0 contro l'Excalibur Front in trasferta per la precisione, e ne approfitta della sconfitta, anche in questo caso secca, della Kennedy, altra squadra che era a punteggio pieno dopo due giornate, a Staletti, quindi 4-1 il risultato di questa partita, il che porta alla Tiriolo a rimanere da solo in testa alla classifica a 9 punti. La Kennedy adesso diventa terza perché viene scavalcata anche dalla Goodfellas di Catanzaro, che batte 3-0 in casa il Cortale. E tornando alle singole partite, il Tiriolo approfitta ovviamente dei suoi bomber, Cerminari in particolare, che fa una doppietta, poi Samà e Critelli per questo 4-0. La Goodfellas invece ha come marcatori Mazzei, Capicotto e Maretta. Dicevamo della partita, della sconfitta della Kennedy a Staletti, con la doppietta di Vatrella per lo Staletti al 29esimo e al 68esimo, poi accorcia le distanze al 45esimo Gagliardi, anzi aveva pareggiato per la precisione la Kennedy, ma poi ci sono voluti i gol di Giangrazzi, di Vatrella appunto come dicevamo, e alla fine anche di Aversa per il 4-1 finale. Quindi un 4-1 che consente allo Staletti di rimanere intanto imbattuto, di portarsi a 5 punti e di guardare anche quest'anno alla zona alta della classifica. Ricordiamo che lo Staletti proprio nell'ultima giornata di campionato, dello scorso campionato, perse l'occasione di poter essere, per lottare per la promozione. E l'altra squadra, le altre sul resto del front, dobbiamo segnalare il prima vittoria del Serra Stretta, che va a vincere in trasferta contro il Grifone di Catanzaro, 4-3 il risultato finale, con una girandola di gol, bagnato per il Serra Stretta, poi il pareggio di Martino, poi porta Mareschi, porta in vantaggio la squadra di casa, e poi addirittura anche sul 3-1 il Grifone con Chiaravallotti, ma poi una doppietta di poi Aiello, Fazio e Muraca addirittura ribaltano la situazione dal 77esimo in poi e portano alla vittoria del Serra Stretta per 5-3. Pareggio tra Maida e Girifalco, 2-2, il vantaggio del Girifalco con Stranieri, poi la doppietta di Paone ribalta la situazione per il Maida, ma poi al 93esimo Proganò raggiunge il pareggio per 2-2 e quindi consente al Girifalco di poter raccogliere un ulteriore pareggio dopo quello di domenica scorsa. 3-0 del San Pietro Apostolo contro l'Atletico Feroleto, e San Pietro Apostolo che anche in questo caso la sua prima vittoria, mentre l'Atletico Feroleto rimane in coda alla classifica con un solo punto.